Una notte Farè bussa e chiede di entrare. Questo è il colloquio tra i due. La voce recitante è di Walter Zanardi, neurologo, Aiuto Barocco, Maurizio D'Apollo, otorinolaringoiatra. Ascoltò furtivamente. Saint-Coulomb si divertiva a far suonare a vuoto le corde della viola. Accennò qualche accordo melanconico. A tratti, come spesso gli accadeva di fare, parlava. Non dava seguito a nulla. Suonava in modo negligente, senile, desolato. Monsieur Marais accostò l'orecchio a una fessura fra le assi per afferrare il senso delle parole che Messier de Saint-Coulomb biascicava ogni tanto. Non vi riuscì. Messier de Saint-Coulomb suonò la ciaccona Dubois, che in passato eseguiva insieme alle figlie. Messie Marais riconobbe il tema principale. Il pezzo terminò, maestoso. Udì quindi un sospiro. Poi Messie de Saint-Coulomb pronunciò a voce bassissima questi lamenti. Ah, mi rivolgo unicamente a ombre, divenute ormai troppo antiche, e che non vengono più a visitarmi. Stanno in fuori di me. Ci fosse al mondo un essere vivente che apprezzasse la musica, potremmo parlare. Io gliela affiderei e potrei morire. Allora Monsieur Marais, tutto tremante di freddo, da fuori, sospirò a sua volta. Con un altro sospiro grattò la porta del capanno. Chi c'è che sospira nel silenzio della notte? Che fugge ai palazzi e che cerca la musica. Messie de Saint-Coulomb comprese di chi si trattava e si rallegrò. Marie Marais stava là, rannicchiato. Messie de Saint-Coulomb si chinò e disse a quel viso: «Cosa cercate, signore, nella musica?» «Cerco i rimpianti e le lacrime.» Allora spalancò la porta del capanno e si alzò, tremando. Salutò cerimoniosamente Messie Marais, che entrò. Dapprima tacquero. Messie de Saint-Coulomb si sedette sul suo sgabello e disse a Messie Marais: «Sedetevi». Messie Marais si sedette. Stavano entrambi con le braccia ciondoloni, imbarazzati. «Signore, posso chiedervi una lezione?» domandò Messie Marais, animandosi di colpo. «Signore, posso tentare una prima lezione?» rispose Messie de Saint-Coulomb con voce sorda. Messie Marais chinò il capo. Messie de Saint-Coulomb tossì e disse che desiderava parlare. La voce veniva fuori a scatti. «È difficile, signore. La musica esiste semplicemente per parlare di ciò che la parola non può esprimere. In questo senso, essa non è del tutto umana. Allora voi avete scoperto che non è fatta per il re? Ho scoperto che è fatta per Dio. E avete sbagliato, perché Dio parla per l'orecchio. Quello di cui non posso parlare non è fatto per l'orecchio, signore. Per l'oro? No, l'oro
denaro non è niente di udibile. La gloria, no, non solo che nomi uguali a se stessi. Il silenzio non è che il contrario del linguaggio. I musicisti rivali, no. L'amore, no. Il rimpianto dell'amore, no. L'abbandono, no e poi no. È per una cialda donata all'invisibile. Neppure. Che cos'è una cialda? La si vede, ha un sapore, la si mangia, non è niente. Non so più che cosa dire, signore. Credo che bisogna lasciare un bicchiere per i morti. Ci siete, quasi. Una piccola fonte per coloro ai quali il linguaggio è venuto meno. Per l'ombra dei fanciulli, per i colpi di martello dei calzolai, per gli stati che precedono l'infanzia, quando si era senza respiro, quando si era senza luce. Dopo qualche istante, sul volto vecchio e rigido del musicista, comparve un sorriso. Prese la mano grassa di Marel Marè e la sua mano scarna. Signore, poco fa mi avete sentito sospirare. Morirò tra breve e con me la mia arte. Vi affiderò una o due arie capaci di risvegliare i morti. Orsù cercò di alzarsi, ma si interruppe nel suo movimento. Vi farò ascoltare il pianto e la barca di Caronte. Vi farò ascoltare per intero la tomba dei rimpianti. Ancora trovato fra i miei allievi nessun orecchio al quale farmi ascoltare. Voi mi accompagnerete. Messer de Saint-Coulombe affidò a Marel Marè la viola di Madeleine. Messer de Saint-Coulombe fece spazio e mise al centro del capanno, sotto il lucernario da cui si scorgeva la luna bianca, il tavolo da lavoro. Aprì il quaderno di musica di Marocchino, mentre Messie Marè si versava nel bicchiere un po' di vino rosso aromatizzato. Messie Marè avvicinò la candela al libro di musica. Essi guardarono, richiusero il libro, si sedettero, accordarono insieme gli strumenti. Messie de Saint-Coulombe contò la misura vuota e posarono le dita. Fu così che suonarono il pianto. Nel momento in cui si elevava il canto delle due viole, si guardarono. Piangevano entrambe. La luce che entrava dal lucernario praticato nel tetto del capanno era diventata gialla. Mentre le lacrime scorrevano lentamente sulle loro guance, sul naso, sulle labbra, si rivolsero contemporaneamente un sorriso. Era già l'alba quando Messie Marè riprese la strada per Versailles.